Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Factoroids, un gioco in uscita il 28 di aprile. Lo sto provando in una versione, diciamo, pre-uscita, quindi non so dirvi il prezzo e soprattutto ci sono ancora alcuni problemini tipo dei pop-up che compaiono di Unity, qualche errore, insomma, niente di che, ma è plausibile per una versione che non è ancora uscita, ma su Steam esiste una versione demo. Io voglio farvi vedere l'introduzione, l'ho già completata ma è stata abbastanza esaustiva e quindi per non perdere, diciamo, il filo preferisco farvi vedere questa. Di che cosa si tratta? Si tratta di un factorio, fondamentalmente, un po' diverso, dove noi controlliamo dei robottini, ma non in prima persona, muoviamo solo la telecamera, dove andremo a minare per conto di terzi degli asteroidi. Gli asteroidi sono sempre diversi in base alla campagna o in base alla modalità free game che noi andremo a fare. Questo è l'asteroide iniziale, noi iniziamo, vi faccio vedere appunto il tutorial, così che poi potrete dirmi la vostra opinione e eventualmente mi potrete fare richiesta per un approfondimento. Allora, abbiamo del ghiaccio su questa asteroide, vedo anche del ferro. Diamo, vabbè, in sintesi con WASD, ci si muove così. Con il tasto destro del mouse si ruota la visuale. È un po' scomoda, dico la verità, c'è da prenderci un po' l'abitudine. Con QED c'è questa rotazione. Quindi adesso stiamo prendendo confidenza con i comandi, vedete, con WASD ci muoviamo. Adesso W in avanti, S indietro, A e D laterali. Ora dobbiamo andare a questa location e vedere le informazioni su questo luogo. Praticamente ci viene dato materiale roccia 102, sole 71%, perché ovviamente se ci mettiamo sul lato oscuro, quello dove non c'è il sole sarà a zero. Ora andiamo a piazzare questo primo insediamento, che sarà l'insediamento che sarà anche la fine della quest, perché dovremo esportare del materiale. In questo caso adesso non ce lo dicono, ma dovrebbe essere l'acciaio. Ora abbiamo la possibilità di controllare un bot, e il bot è questo. Questo robottino qui, cliccando, vedete che lo possiamo muovere. E ora ci dice che possiamo mandarlo qua, dove c'è il ghiaccio, e lui andrà e ispezionerà il ghiaccio. Ora che è arrivato, ti darà il comando di scavo, quindi non lo possiamo controllare direttamente, dirgli scava il ghiaccio. Il gioco poi ci dice che c'è una miniera abbandonata sul lato opposto della... un po' scomoda, ecco, controllare. C'è una miniera sul lato opposto, disattivata. Vedete che questa è una miniera. Non c'è potenza, è una miniera che scava ferro, credo. Fortunatamente c'è un po' di ferro rimasto nello storage collegato, infatti adesso vi faccio vedere se riesco a controllare. Ok, vedete che la miniera scava e mette nel magazzino, e poi ci sono dei conveyor, dei rulli, diciamo, che trasportano la roba. Ora il gioco ci spiegherà come sistemare infatti i conveyor. Se voi li cliccate diventano così, disattivi, oppure gli potete dare la direzione. In questo caso vedete che ora stiamo dando la direzione giusta e viene tutto trasportato fino al punto in cui deve arrivare. Ogni punto, poi vedete dove c'è questa piastra, è possibile creare delle biforcazioni in modo del tutto automatiche. Adesso, ok, diamogli il via, completiamo la conveyor. Non ha power supply, dovresti costruire il pannello solare per generare un po' di potenza. Ok. Ogni materiale, ogni costruzione che noi facciamo richiede un tot di materiale. Devi selezionare il bot per cominciare. Allora, il bot, io non so onestamente dove siede, è una delle cose che non ho ancora ben capito, ma è qua. E vedete tutto quello che può costruire. Vi faccio una panoramica: la miniera, lo smelter, il conveyor belt, quindi il nastro, il rullo che supera l'altro in altezza, il magazzino, il bot dock, ci dà un bot aggiuntivo, i pannelli solari, poi abbiamo landfill, il freezer per il ghiaccio e la carica di demolizione, perché poi in alcune missioni dovremo anche livellare la zona. Allora, costruiamolo qui e lui vedete che va e lavora. Quindi inizierà la costruzione del pannello solare, prendendo direttamente i materiali che abbiamo. In alto abbiamo tutti i materiali che abbiamo, divisi tra roccia, ghiaccio, oro, quindi ferro,
in frammenti o iron in smeltato, insomma, e le riserve di potenza. Ok, praticamente dice: se vedi il conveyor, ne manca un pezzo. Perfetto, allora lo facciamo immediatamente. Quindi prendiamo questo, lo selezioniamo, lo trasciniamo fino a destinazione. Anzi, in realtà dobbiamo premere qui e tenere lo shift. Lo shift va in automatico a connetterlo, se no possiamo anche trascinarlo. Quindi io premo shift e me lo connette in automatico. La costruzione di queste cose è praticamente istantanea, quindi andiamo ad attivarla e a correggere anche le direzioni sbagliate del vecchio ok, vedete che adesso il ferro sta andando dove deve andare. Qua è sbagliato ancora, sistemiamo. Ok, bisogna proprio cliccare sul conveyor. Ok, mi viene mal di mare. Ok, credo sia giusto così. Ok, vedete che va avanti e arriva. Sto facendo il pirla io, infatti, li sto rimandando indietro, scusatemi, sono un pirla. Allora, giusto per farvi vedere che comunque anche andare a cambiare le direzioni non è così difficile. No, infatti ho sbagliato la direzione, ma è abbastanza fuorviante questa cosa dell'asteroide, del fatto che comunque dovete pensare in 4D. E anche il movimento non è proprio comodissimo. Poi vabbè, potrà essere sicuramente migliorato nel corso del tempo. Ok, infatti deve arrivare in quel punto lì per far capire al gioco che stiamo agendo come dovremmo, come ci dice di fare. Infatti è arrivato. Ora tutto, infatti lì scavano ferro, lo trasportano fino a destinazione qui ed è un magazzino e guarda caso è sul lato di dove avevamo la base. Se clicchiamo col mouse qui vedete che in basso sunlight 0%, quindi non c'è raggio di sole. Se clicco invece qui me ne dà 71. Perfetto. Ora il gioco ci insegna a fare la power grid. Ora ci dice: prendi il bot, lo seleziono e gli dico di fare la linea. La linea è la corrente che viene trasportata dai pannelli. Vedete, io clicco lì, poi lo trascino qui, lo trascino lì e lo trascino là. In automatico si connette agli edifici e i rulli tecnicamente portano anch'essi la corrente. Molto carine le linee elettriche, che sono fatte proprio così. E adesso inizieremo la nostra produzione, abbiamo le nostre riserve di energia, poi potremmo fare anche gli accumulatori, infatti qua sotto c'è qualcosina anche come dovrebbe sbloccarsi, accumulator, ok. Allora, niente, ci manca l'ultimo, lui va, prende i materiali dalla navetta, quindi per quello che continua a fare avanti e indietro. Dovremmo aver alimentato tutto, perfetto. Ora puoi prendere un nuovo bot. Quindi andiamo e costruiamo qui dove ci dice il tutorial questa stazione. Questa devo capirla bene come funziona, nel senso che io adesso ne ho costruito uno, un bot nuovo arriva. Ma devo capire se ogni volta che ne voglio uno nuovo devo costruire questa stazioncina. Vedete che lui intanto deposita i materiali qui e quando ne ha abbastanza costruisce. Poi sicuramente è un gioco che per gli appassionati della serie Satisfactory, Factorio e roba del genere sicuramente piacerà, calcolando questo coraggio di fare dei livelli su un dado praticamente. Niente, sta costruendo come un matto, io posso velocizzare, il gioco mi incentiva a velocizzare, vedete adesso un secondo botte, quindi posso iniziare, mi fa fare un primo lavoro abbastanza grosso. Selezionandoli tutti posso... Vedete, adesso li ho qua tutti e due al secondo, non sapevo dove era. Posso piazzare altri pannelli solari, quindi mi dice di piazzarne altri 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Non devo selezionare ogni volta e quindi acceleriamo il tempo. E ora andremo a produrre parecchia energia. Grazie all'intervento di tutti e due i bot che stanno lavorando insieme, andiamo a spolpare queste riserve enormi, perché ovviamente questo è un tutorial. Abbiamo quasi finito e poi inizieremo a dar mano alle prime produzioni
giusto per farvi capire che le meccaniche sono sempre più o meno le stesse in giochi come questo. Costruiamo un'altra miniera, quindi prendiamo i robottini, li abbiamo già selezionati, prendiamo una miniera, ovviamente ci dice qui non puoi farla, devi ruotarla, vedete, con l'esterno. Quindi ora costruiamo la miniera e a questo punto selezionandola, vedete qua compaiono questi errori qui, probabilmente perché mi sta saltando la connessione e non riesce ad aggiornarsi, ma è una cosa di sviluppo questa, la sistemeranno. Allora, devi processare i materiali, quindi praticamente ora dobbiamo prendere uno smelter che mettiamo subito dopo, te possiamo ruotarla e questa è la direzione giusta, praticamente viene scavato, non passa neanche da un magazzino ma viene messo direttamente nello smelter. Lo smelter, una volta completato, ci permetterà, come in tutti i giochi di questo tipo, di scegliere quale tipo di produzione qua sotto, e vedete che può fare dall'iron ore all'iron normale smeltato all'ingotto, dal silicon 4 silicon al silicon smeltato, al 6 di roccia, al carbon, che non so se intenda carbonio, dovrebbe essere carbonio o carbone, non lo so, comunque dobbiamo fare credo sia carbone, perché per quello che andiamo a fare serve il carbone. Ok, e qui inizia la produzione di carbone, infatti viene prodotto, vedete che inizia, sto log continua a comparire ancora, perfetto, abbiamo prodotto. Ora dobbiamo fare un magazzino, quindi io vado a riprendermi i due robottini selezionandoli con lo shift e faccio il magazzino. Il magazzino è indifferente perché comunque ha sempre le quattro direzioni, quindi in pratica qui prendiamo e costruiamo. Acceleriamo un pochino il tempo. Ok, abbiamo costruito questo. Ora il gioco ci dice: ok, qua stavi scavando il ferro, lo hai depositato qua grezzo, quindi costruisci un altro smelter che arrivi da lì, quindi dal magazzino viene preso, viene smeltato, viene reso ferro normale, e poi indovinate, abbiamo smeltato il carbone, abbiamo smeltato il ferro, che cosa andremo a fare adesso? Chi lo sa. Allora, qua dobbiamo fare la ricetta, ora, ok, così iniziamo a produrre il ferro normale. Una volta che l'ho prodotto la quest continua, poi ovviamente se seguite tutto il video potete anche saltarvi questa cosa, però è sempre utile farsi un po' di allenamento, farsi un po' l'occhio sul sistema di controllo, ecco. Selezioniamo i due robottini e gli dico di costruire adesso una factory. La factory ha due entrate, quindi una entrerà il carbone, dall'altra entrerà il ferro. Quindi adesso creiamo la linea, dovrebbe farla in automatico adesso. Selezioniamo, invertiamo questo, perfetto, e qua andiamo a scegliere dalle ricette, vedete abbiamo lo steel, quindi l'acciaio, il vetro con due rocce e due silicon, e poi questo che è ancora indefinito che ci dà rifiuti, steel production. La steel production ora, il gioco ci dice che dobbiamo consegnarla per completare la quest direttamente al... Allora, fate due conveyor. Ok, sta producendo, credo. Credo di sì. Dobbiamo fare adesso ancora sti cosi qui, clear, via. Robottino, fai il conveyor belt che esce. E va di qua, e va di qua. Ok, quindi qua esci. È comodissima sta cosa di poterli invertire così, bisogna solo prenderci un po' la mano. È solo molto lento nella produzione. Va bello anche i fili che arrivano così. Build a factory and a green mark. E mi sa che qua abbiamo praticamente fregato il tutorial, infatti è già passato oltre, ci sta dicendo ok, adesso produci lo steel, infatti siamo in produzione di steel, e infatti una volta che ne avremo prodotti 10 e li avremo consegnati alla navetta, il tutorial finirà. Adesso lo lasciamo andare avanti e non so dirvi adesso oltre questo se ci saranno delle aggiunte in termini di cose costruibili. Al momento sembra qua,
tutto qua. Però adesso, appena finisce la quest, finisce il tutorial, avviamo, giusto per vedere com'è il primo dei livelli che ci sottopone, perché ci sono vari asteroidi in un sistema solare e dobbiamo vedere un attimo che cosa. Qua intanto abbiamo riserve di energia, anche devo capire come funziona. Praticamente loro ne fanno e ne abbiamo due. Se arriviamo a 1-0, praticamente dovremmo mettere degli accumulatori anche. Potremmo anche pensare di mettere un accumulator qui o qui. Vediamo se me lo fanno, vediamo come funziona. Tanto non è previsto dal tutorial questo, ma io mi metto comunque a lavorare. A breve, quando raggiungeremo le 10 unità di acciaio, qua comparirà esporta ed avremo esportato tutto. Intanto qua sta producendo, ma probabilmente non abbiamo materiali per farlo. Non capisce cosa deve fare. Ancora questo errore qui. Sì, infatti probabilmente non me lo può fare. O bisogna livellare il terreno. Così. Comunque, vedete, abbiamo fatto export, la capsula parte e la missione finisce. E abbiamo queste altre missioni, quelle che abbiamo visto anche all'inizio. Ci sono i tutorials, noi abbiamo fatto l'introduction, abbiamo Foothold. Foothold è fatta così. Possiamo vedere Inferno, fatto così, e l'Asteroid Belt, fatta così. Ora, vediamo Foothold com'è, ma di base dovrebbe essere tutto così. Ripeto, il gioco lo sto giocando una settimana prima dell'uscita, quindi è possibile che ci siano grosse modifiche e voi magari lo vedrete dopo il rilascio, quindi non so dirvi fino a che punto sia diciamo aggiornato al momento dell'uscita. Comunque questo è l'asteroide, ma sembra una cosa finta perché in realtà siamo su un pianeta qua, quindi non siamo su un asteroide. Ci sono materiali di vario tipo. Ok, possiamo scegliere un landing site. Quindi possiamo scegliere, lo mettiamo magari qui. E arriva. E diamo subito un'occhiata, giusto per... Dobbiamo raccogliere 16 rocce e 16 di ghiaccio, quindi dovremmo iniziare a produrre. O li facciamo scavare singolarmente uno per uno, o costruiamo la nostra catena di produzione. Al momento non abbiamo tantissima roba. Possiamo andare a... abbiamo pochissime merci anche all'interno, quindi possiamo iniziare a dirgli vai lì e poi scava, e così ci prendiamo un po' di ghiaccio. C'è anche come Dyson Sphere, invece li controllavamo personalmente, anche in Factorio. Qua è diverso perché controlliamo come un RTS. In pratica abbiamo preso uno di ghiaccio e vabbè, non abbiamo nulla da costruire. Non abbiamo neanche, a dire la verità, la miniera da fare, perché bisognerà prima fare le varie postazioni di energia. Ci manca, allora, iron ore, abbiamo la roccia, no, tecnicamente lo potremmo fare, però bisogna comunque andare a ispezionare un pochino il pianeta. Io prendo ancora il robottino di andare lì, lui bene o male va ovunque. Lui sta trasportando ghiaccio, adesso dovrà mollare il ghiaccio probabilmente. E sta scavando adesso il ferro, l'iron. E poi dobbiamo dirgli di portarlo indietro. Comunque ragazzi, il gioco è questo. Il gioco è Factoroids, non so dirvi ancora il prezzo appunto, ma per intanto mi sarebbe utile sapere che cosa ne pensate voi. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.